non sei qui soltanto per mangiare e bere. Sei qui affinché la gente possa conoscere il pane della vita e tu sei dispensatore del pane della vita. Cioè ci impegneremo, ci metteremo energia, intelligenza, ma perché tutto questo non lo cominci a mettere nel regno di Dio? Perché per il regno di Dio non ci sei? Perché per il regno di Dio non sei presente, non sei attivo, non sei coinvolgente, non sei edificante, non sei un pianificatore dell'opera, non sei un trascinatore? Per quale motivo? Perché vivi per il vapore o vuoi vivere per l'eternità? Ci sono delle persone nella vita che hanno sacrificato pure i loro sogni legittimi. Quanta gente è disposta a rinunciare ai propri sogni, alle cose legittime? Quanta gente vuole vivere per l'eternità?